Andiamo dove vogliamo. Facciamo ciò che vogliamo e ora andremo dai giganti. Avendo letto la runa del viaggio per Jotunheim, possiamo dirigerci verso il portale in cima alla montagna e far buon uso dello scalpello magico. Nessuno ci sbarrerà la strada. Andiamo! Ok, che avete rotto? E le lame canteranno ora! Che ti do, piccoletto? Una caccia! Qualcos'altro per te? Va bene? Abbiamo concluso? Sindri, che sono un dio. Voglio vedere che faccia farà. No, io l'ho taciuto troppo a lungo. Ma tu devi mantenere il nostro segreto. Sei contento di essere giunto nella terra dei giganti? Sì, ma anche triste che il viaggio sia quasi finito. Oh, se arrivassimo a Jotunheim e non trovassimo più giganti? Non farebbe differenza esaudire il desiderio di tua madre, è ciò che importa. Ah! Oh, non ve ne andate, sarò da voi tra due secondi. Padre, posso dirglielo? No. Dirmi cosa? Che ti sei messo questo in bocca? Oddio, sto per vomitare. Non sto scherzando, mi viene da ribe. Non è niente. Storie di famiglia. Oh. Ah. Oh. Io potrei raccontarvi un paio di cose sulla mia famiglia. Oh. Oh. Fammi indovinare. Tuo fratello non è bravo quanto te e il suo lavoro fa schifo. Tutte cose vere. E allora? Non fai altro che parlarne in continuazione. Fa qualcosa a riguardo, chiudi il becco almeno. Ho capito. Sì, siamo stufi di ascoltare i piccoli problemi della piccola gente. D'accordo. Mi hai ferito. Diamo un'occhiata alle tue armi ora. Oh,
Meno male che vi sono ancora utili. Non ti servo più, eh? Di Sindri. Forse Brock aveva ragione. Perché l'hai trattato in quel modo? Sono stufo, parla sempre del fratello. È vero, ma non serve a niente fartelo nemico. Deve sapere la verità, anche se fa male. È stato inutile e scortese. La verità conta più della cortesia. Tua madre non approverebbe. Non era un'idea. Usare mancarle di rispetto. Ok, allora portatela da solo. Go!
Se sapevi che eravamo dei, perché hai tirato fuori quella storia che Udina ci avrebbe seguito per impedirci di arrivare a Jotunheim? Non era più semplice dire che ci vogliono morti perché siamo dei e ci considerano una minaccia? Non possiamo escluderlo. Odino ha modi subdoli e i suoi scopi sono... Basta parlare di Odino e della sua famiglia. Tu e mamma dicevate che gli dei erano cattivi, ma noi non lo siamo. Neanche Tyr, né Freya. Gli dei Aesir sì che sono cattivi. E sai una cosa? Odino ha ragione. Siamo una minaccia per loro, perché li conosciamo e possiamo batterli. Beh, non tutti. Non ancora. Magni ci ha attaccato ed è morto. Non sono migliori di noi. E rimpiangeranno di essersi messi contro di noi. Thor ha incolpato me. Me! Per ciò che avete fatto a Magni. Mio padre mi ha chiamato codardo. Direi che ha fatto molto di più. Vattene, o ci penseremo noi a finirti. Vi ucciderò. No. È sconfitto. Non serve ucciderlo. La pagherà per ciò che ha detto di mia madre. Ho detto no. Ma siamo dei. Possiamo fare quello che noi vogliamo. È quello che ho detto a tua madre, poco prima di scoparmela. Che cosa hai fatto? È molto meglio di quello di mia madre. L'hai ucciso contro la mia volontà. Hai perso il controllo. Non mi hai insegnato tu a uccidere. Io ti ho insegnato a sopravvivere. Siamo dei, ragazzo. E quindi dei bersagli. Da ora fino alla fine dei giorni sei segnato. Io ti ho insegnato a uccidere, sì, ma per poterti difendere, mai per divertimento. Ma a nessuno importava di lui, comunque. Che differenza fa? Ci sono conseguenze se uccidi un dio. Perché? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Modera quel tono, ragazzo. Come ti pare? Stai in guardia, ragazzo. Se Modi ci ha trovato, Baldur non è lontano. Bene, devo dirgliene qua. No, non se ne parla.
Mi occupo io di lui. Così lo ucciderai, perché facciamo questo ai nostri nemici. Perché anche lui ci ucciderebbe. Farò solo ciò che è necessario. Io ti aiuterò. No. Una volta mi sentivo in colpa ad ammazzarli. Addestramento. Oh, parli con me? Pensavo non ti piacesse il mio tono. Se non mi segni. Non segui le mie lezioni. Ho fatto tutto ciò che mi hai chiesto. Volevo solo la verità. Dove hai preso le lame di fuoco? Le nascondevi? Uccidere un dio ha delle conseguenze, no? L'hai fatto con quelle lame. Chi altri hai ucciso prima di me? Mi hai sentito? Ti ho sentito. E non sono cose di cui parlare. Non costringermi, ragazzo. Bene. Mimir, indovina. So tutto ciò di cui ho bisogno. Non ho altro da imparare. Ah, congratulazioni. Cavolo! All'attacco! Fermo!
fratelli, state attenti. I segni sui muri delle gallerie indicano che è da poco passato un drago. Abbiamo già ucciso quel drago. Ah, davvero? Bene, com'è andata? Una volta era difficile. Che cosa dice? Dice non svegliarlo. Fa niente. Abbiamo ucciso tutti in questa montagna. Chi altro si fa male? L'ho sentito anch'io. Non imparano mai, non è vero?
Guarda qui. Andiamo di qua! Prendiamoli! Non ancora. Thank you.
Vabbè. A quanto pare non hai bisogno di me. Andiamo, voi due. Questo silenzio è snervante. Ci stiamo solo concentrando.
Ci siamo quasi. Finalmente. Ragazzo, la runa. Incidi così. Jotunheim. Ci siamo. Bellissimo, non è vero? Mi ricordo che una volta... Fratello, attento! Ti sono mancato. Ragazzo, corri! Attraverso il ponte! No! Anch'io sono un dio! Posso farcela! Lascialo! No. Sul serio? Baldur, lasciali stare! Prendi me invece, farò qualsiasi cosa! Io ho sempre creduto di aver bisogno di te! Ma sei solo muscoli! E ora scopro che è il ragazzo che ha cervello! No! Hai rotto la porta! L'unico accesso agli Jotunheim! Stupido figlio di puttana! Allontanati da qui! Sì! Mi raccomando, piccolo, scappa! Lascia che sia Paparino a fare il lavoro sporco per te! Lasciami stare! Calmati, ragazzo! Tu non sei pronto per questo! Io sono pronto! Prova! E io che credevo che la mia famiglia fosse incasinata! Tuo padre ha ragione, sei tutt'altro che pronto. Ora tieni questo per me. Grazie. Atreus! Arrenderti! Stai lontano! Porta mio figlio! Yeah.
Non mi fermerete! Ti spezzo in due! Perché non morite? Quando il ponte si aprirà, tutto il peso di Asgard si abbatterà su di voi! È finita. Davvero? Baldur! Tu devi ascoltarmi! Lasciami che aiuti! Ho subito la presa o lo ucciderò! Sai che lo farò! Mi hai fatto! Ragazzo! Ragazzo? Sono qui! Stai fermo! Mi aiuterai? Ehi! Ora tu ascolta me senza aprire bocca. Io sono tuo padre, e tu, ragazzo, non sei più tu. Perdi subito le staffe. Sei avventato, insubordinato e fuori controllo. Così proprio non ci siamo. Tu onorerai tua madre e abbandonerai la strada che hai scelto. Non è troppo tardi. Questa discussione non finisce qui. Siamo qui per causa tua, ragazzo. Te lo dimenticare.